Per te il cinema a questo punto della tua carriera che cos'è? Ma se a me piace molto il cinema, io sono nata, no, con Ferreri, in Diario di un vizio, quindi poi Virzì, per cui per me è un grande amore, è il primo amore, quindi è quello dal quale torno con più piacere. Jerry fuma, piacere. La conosco, la seguiamo sempre, piacere, Nardelli Mirella. Nardelli la concessionaria Volvo? Veramente mio marito lavora in acciaieria. Ah. Marito. Con Virzì, no? La bella vita è un film che rimane, ma non solo, ma anche tutta la vita davanti. Cioè la tua carriera si è intrecciata spesso con lui, mi sembra, molto felicemente, su grande schermo. Per 3 film di seguito, quindi probabilmente il regista col quale ho lavorato di più ad oggi è anche quello che mi ha tirato fuori forse le cose migliori mie. Hai fatto da Sorrentino alla televisione, lavori con Maria De Filippo. Musicale, alla televisione, alla prosa, sì, questo è un mestiere stupendo, va fatto in tutta la sua totalità, anche per capire, per provare ogni cosa a regole diverse, a impatti diversi, quindi è giusto provarli. È la prova che i compartimenti stagni non ci sono, perché no, i compartimenti stagni li crea chi è debole. Sei stata per tutta la vita la moglie di Sergio, la madre di Bernardo, basta, goditi un po' di questa libertà che c'hai. Sì, vai, c'è ancora spazio. Quale spazio? Lo sai, non ci vedo, eh. Non vedi, non ci senti, mi pare da sta Coanna dei Miracoli. Questa Marina è proprio bella tosta. Eh sì, è tosta, è decisa, è lucida. Ma è una che si mette in gioco, che ci crede nelle cose, no? Che ci crede soprattutto, certo. E beh, così bisogna vivere la vita, non è che c'è un altro modo. Chi non la vive così è sfortunato, per lui soprattutto. Tu ti stringevi a me, stringimi più forte. Che questa... Sta spia? No, avrei bussato. E quando? Quando sarebbe stato più a suo agio. Tu piaci perché l'idea delle persone da casa è che sei molto sincera, spontanea e verace. Ma guarda, il mio privilegio è proprio questo, è non essere costretta, sì, a mediare nulla del mio carattere, di come sono, di come intervengo nella vita, rispetto alla vita. Quindi questo è il privilegio di cui vado anche più fiera. Ciao Jeb. Ciao Antonella. Tu conosci Venditti? Io conosco tutti. È una bella soddisfazione, conosce tanta gente. Una garanzia di felicità. Essere bella per te che cosa rappresenta? La bellezza, insomma, noi quando diciamo la Perilli dice... C'è imbarazzo pure... ci fermiamo, non diciamo gli aggettivi. È una gran fortuna, no? È una fortuna, insomma, un bel biglietto da visita. Non avessi fatto l'attrice, che cosa avresti fatto? Guarda, la logopedista forse, perché avevo iniziato anche a scuola per logopedia. Il politico no? No, non credo, l'avvocato. Però la politica mi piace molto. Se avessi davanti il genio della lampada, così che lo strofiniamo e diciamo realizza un nostro desiderio, qual è il tuo, Sabrina, adesso? Ma... la salute e stare sempre sani. Andiamo alla puntata e siamo indietro. Federica, lascio sta, questo è il condizionatore.